Le ragioni per cui la richiesta di iscrizioni al corso di laurea in scienze dell'educazione sono così elevate dipendono evidentemente dagli sbocchi professionali del corso. Stiamo parlando in particolare della figura dell'educatore professionale che può trovare impiego tanto nei servizi per la prima infanzia quanto nei servizi socioeducativi ed infatti il corso di studio recepisce questa doppia anima della figura professionale attraverso due curricula. Il curriculum per l'educatore nei servizi alla prima infanzia e il curriculum per gli educatori sociopedagogici. Rispetto al fabbisogno di educatori sul territorio, vorrei citare un recente studio di LegaCoop e Conf Cooperative del Friuli Venezia Giulia che ha dimostrato come solo nella regione Friuli Venezia Giulia in questo momento ci sia bisogno di almeno 400 educatori sociopedagogici.